senza memoria, la fede è come una pianta senza acqua, non vive né dà frutto. Ecco perché celebrare la solennità del corpo e sangue di Cristo, pane e vino che sono la memoria vivente e consolante dell'amore di Dio per noi, li definisce Francesco. Il Corpus Domini cade il secondo giovedì dopo Pentecoste, ma non essendo festività civile, l'Italia l'ha celebrata ieri e così per la prima volta anche il Papa a San Giovanni in Laterano. L'Eucarestia imprime nel cuore, dice Francesco, la certezza dell'amore di Dio, anche se la vita frenetica ci fa spesso scivolare addosso fatti, persone. Si gira pagina in fretta, voraci di novità, ma poveri di ricordi. Allora la vita esteriore diventa frammentata e quella interiore inerte. Chi accoglie poi quel pane non può che essere artefice di unità nel suo DNA spirituale. E allora, prega Francesco, l'Eucarestia ci guarisca dall'ambizione di prevalere sugli altri, dall'ingordigia di accaparrare per sé. Dal fomentare dissensi e spargere critiche, susciti la gloria di amarci senza rivalità, invidie e chiacchiere maledicenti. Una solennità, il Corpus Domini, a cui la tradizione e la devozione popolare associano la processione col Santissimo per le strade di città e paesi, anche a Roma, lungo via Merulana, verso Santa Maria Maggiore, per ricevere infine sul far della sera la benedizione del Papa.